Oggi facciamo a gara per vedere chi ce l'ha più grande. La testa di mostro, ovviamente. Non so se oggi andremo direttamente a viaggiare verso la prossima città oppure no. Però dovremmo oggi andare a sconfiggere tecnicamente l'assassino di cui abbiamo sentito parlare la scorsa volta. E dovremmo pure ottenere la nostra barca slash veicolo slash carrozza slash non so come si chiamano in questo mondo qua. Quelle cose che camminano a piedi strane con... capito? Non so se saranno principalmente eventi o se ci saranno anche del gameplay da fare a livello di combattimento e altro. Ma... that's it, andiamo a vedere. Possiamo fare qualcosa adesso che è sera? Il gioco mi ha detto di riposarmi, posso fare qualcosa? No, ok. Il gioco mi obbliga ad andare a nanna, visto che abbiamo fatto cose importanti durante il resto della giornata. Ha senso, ci sta. Classico metodo di fare le cose. A letto. Come? Dov'è il prop del letto? Ah, sto sbagliando letto. Riposiamo, andiamo a dormire. Siamo chiaramente stanchi, riusciamo pure a ricordarci quale fosse il nostro letto. Succede qualcosa di notte? Succede qualcosa di notte? Tarda notte. Can I come in? Oh. Che succede? Non riesci a dormire? Vuoi leggere ancora? Vuoi leggere ancora? Want to read some more? Not today. Oh. You're all leaving tomorrow, right? I'll be cheering for you. So I just... oh no, I promised Miss Fabian I wouldn't cry. Oh, che carina! Non preoccupatevi, ma glielo dirò. Non preoccupate. Oh, it's all right. You don't have to worry. Papa was trying to stop a bad man, you said. And that's what you're all doing too, isn't it? Please come back home safe. I'll be waiting here as long as it takes. Te lo prometto, aspettami, te lo prometto. It's a promise. All right. Promise? The next time I see you again, can you tell me more about the outside world? This one's important. Oh! Storia del mondo. Maria ci sta aspettando per il ritorno e per deliziarla con i racconti dei luoghi strani e lontani che abbiamo visto. Ci ricompenserà con della carne di coniglio purificante. Per un attimo ho letto putrefacente e dicevo, ma non credo sia una buona cosa da regalarci, Maria. Ok. I never got a chance to say this to Papa. So, thank you. I'll go to bed now. Captain, may I have a moment? Good night. I was hoping for a chance to speak before we set out. Since our meeting, I've done nothing but impose on you. Now you risk your very life for this cause. 'Tis no easy burden. It pains me to see. When I think of how this may yet save His Highness, I lose sight of all else. Such disregard ill becomes me. Non preoccuparti, meschina, a dir poco, gli sei davvero leale. Gli sei davvero leale. You truly are devoted to him, aren't you? I suppose I am at that. A guiding oath of 12 years is not easily cast aside. But that book, we met once before, on a carriage bound for the capital. Sì. Do you recall? Sì, non proprio. Quando mi ha buttato fuori? Quando mi ha buttato fuori? I remember your stunt getting me flung in the wastes. My apologies. I thought only to minimize casualties, one way or another. So, 'tis a novel envisioning an ideal world. Curious to see a utopian novel these days. I'd thought them long since banned. Ah, you needn't worry. I've no intention of taking it from you. I've sometimes wondered why such books were forbidden. Rumors say the Sanctists objected to their contents. Yet I wonder, how could a simple book have possibly stung them so? Do you mind if I read a passage or two? Semplicemente perché volevo mantenere lo status quo? Hanno il vantaggio di essere a capo di tutto, che ci sia re o meno, e quindi vogliono mantenere comunque la separazione tra le tribù e il resto, immagino, no? E quello lì comunque è ispirazione per il contrario, quindi preferiscono cancellare tutto il più possibile immaginabile. Oh, democrazia! Oh, it is a fiction written as if a personal account. This chapter seems to concern the system by which the nation's leader is decided. In this country, one cannot become even a statesman, much less sovereign, without the consent of the people. Those who aspire to statecraft must first solemnly swear before the people what they will do in service of their country. Should they earn title but break their word, they are denounced and stripped of power.
Such is the authority of the people. In this way, it is the people who are the land's true king. Quite the opposite of our own country. Now I see why our upper echelons would abolish such texts. Had our lands embraced such accountability, perhaps His Royal Highness would not have suffered such a fate. No. As a knight, it's not my place to say. I must clear my head of these fantasies. In the end, clinging to a dream will do me no good. Oh, I suppose. 'Tis not so bad to dream now and then. It takes power to walk the path of our dearest hopes. Perhaps that is the purpose of this newfound strength. My dearest dream. 'Tis to save His Highness, even at the cost of my life. Nothing more. Ok. Time marches on. Non so perché mi è venuto in mente adesso, però volevo menzionarla come cosa. Sapete che il sistema di votazione democratico in realtà non è semplicemente uno. Ci sarebbero un sacco di sistemi che potremmo utilizzare per quello. Ok, mi sa che non è il caso, c'è addirittura una cazzo inanimata. Giuna! Chi è? Molto strana la razza con gli occhi giganti blu. Mi sembra delle fatine, ma non sono palesemente fatine. È strano. Come se avessero inventato il design delle due. Even I'm feeling the heat. Well, I suppose it's time to fan the flames. Ladies and gentlemen, welcome one and all to the inauguration of the tournament for the throne. For the first time, the crown is anyone's to claim, as long as the aspirants can complete three grueling challenges. Wow, a Sanctus Crier! He's perfect for this! Let's discuss the venues. We kick off in the west, in the Pearl of the Coast, the Principality of Oceania's harbor city capital, Port Brylehaven. There, they face their first challenge. The Exhibition of the Brave. Each contender must bring back the head of a monster, a mark of their prowess and courage. Next, our would-be monarchs head east. Upon the misty peaks, we arrive in the Principality of Montario's beautiful city of faith, Alterbury Heights. And finally, our heroes make their well-deserved return home to Grand Trad. But first, let's do introductions. It's time to meet those risking their lives for the crown. Closest to the throne, I know him, you know him, it's Sanctism's one and only 78th Sanctifex, His Eminence, Forden! Yippee, woohoo! Yippee! Forden! Ciao, vuol dire boo! No, non ho fatto niente cattivo tecnicamente nel gioco, ma non mi fido ovviamente. I claim no great ambition, nor any heated calls to action. All I wish is to restore order for our people and to safeguard our land from the threats beyond. This chaos we face is but one of God's many trials.
Let us restore our kingdom's glory together! Together! Let us devour the very gods! How long we come next to His Eminence's champion, the very spear in his hand, the warrior monk captain of the Crown Theocracy, Master Gideon. Ah, lui quindi è il terzo. I come before you only in loyal service of His Eminence. I relinquish the throne to him gladly. But those who would seize the crown by force, I will teach you to fear God and to fear me! So much for this being a fair competition. How many horses do the Sanctus have in this race? Still, it's not over by far. The Luis supporters won't take this lying down. What cowardice, Crier! Where's Count Luis? Right, all right, settle down. At this time, I can report that Count Luis has not applied to enter the tournament. What? He's not even entering? Then what becomes of us? Our entire purpose in this race was to get closer to him. Don't worry. He's definitely paying attention. He's only in second as it is, so we can't afford to ignore this whole production. Sit tight. I'm sure he'll make a move soon. All right, all right. For those Count Luis supporters, you might want to meet our next entrant. A rising socialite, a man of ambition, godless and fearless, the brash young warrior serving Count Luis, Gladel, the Black Hound. Tutti quelli che servono Luis hanno sono viola. So he was one of Luis's men. The fallen king embraced sanctism and all its holy tenets, and for what? He was nothing before Lord Luis. Look to the sky all you wish. No god can save you. What our country needs is power. Well, it's all right. All the contenders, but let's get on with the introductions. The great liberal merchant, it's Roger Ward. By war, by conquest, by right, it's Rudolf Kraus. In it more for the gauntlet runners than the throne, it's Lena Caden. Sure to be popular by pledging free drinks for life, it's Loveless O'Shea. Uplifting the beautiful and deposing the hideous, it's Milo Maurizio. What the fuck, okay? Now, if we lose this, I think the country has some even bigger problems. Now, I do believe we have one final candidate. Do we have an Elden boy present? Come on, huh? Let's see a face. Yippee! What, an elder? Disgraceful. Is this the only way you could think to distinguish yourself? Sai perché sono così odiati? Cazzo è successo nello storico? The ride you applied with still hasn't arrived. And if it doesn't show up by the time the noon bell rings, you're disqualified. All right? Hey! What's going on? That nitwit! What is he doing? Okay. Oh shit! So, contestants, are you ready? Huh? What? Blast, I say! Wait! Found you, behave! A land runner? It's quick! Wait, it's headed right for the... It'll crash! Whoa! What the heck is that? Wonderful. So much for a first impression. What hell? Isn't he a marvel, chums? You dolt! You nearly brought down the cathedral! Ooh. Have a care, you fool. It was bad enough when Luis did it the first time. That feckless, shameless old fool. Not bad, kid. Guess you've got some interesting tricks up your sleeve after all. Right! I'd call that a full roster! Ladies and gentlemen, race across the land! Go!
Prove yourself worthy and earn your crown! For the people, for the throne! Let the games begin! We must take to the road! Come on! So fast! Gotta hold on to something or I'll get blown up! It's incredible! A chi abbiamo richiesto aiuto quindi? Chi è questo tipo qua? Rango popolare? Yo, 200 persone si sono convinte! Alla fine sono fatto notare più del previsto, attirando l'interesse di molti. Lo costerò a parte del salvataggio del principe. Wow! Just a sec. Ehi, ma che è questo affare? È questa la nostra carrozza? Can you hear me? Allora, devo farla andare lungo la strada principale? Pare che anche gli altri facciano lo stesso. Sei pazzo quanto questo trasmettore! Lo prendo come un complimento, signorina. Ora mi servono delle coordinate per fare un giretto di prova. Che razza di situazione. Sì. Dunque, la nostra prossima destinazione è la vecchia città fortificata di Martira. È parecchio più a sud di qui. O Martira, non lo so. 2 giorni, 3 giorni. Ok, 3 giorni dovrebbero passare perché ci sono 3 accampamenti, no? Questa dovrebbe essere la logica. Ogni accampamento è un giorno. E quindi facciamo così? E che cazzo è sto tipo qua, quindi? Ok, vado subito qua, quindi non è che posso fare molto altro. Sì, questa è Martira. Martira, eh? Con questo mezzo ci vorranno 4 giorni e 3 notti. 4 giorni e 3 notti? Rispetto a una carrozza e una scheggia. A questa velocità, il viaggio dovrebbe procedere senza intoppi. Grandioso, tenetevi forte! Prossima fermata, la vecchia città fortificata di Martira! E posso adesso controllare cosa c'è dentro la... Yes! Amazing! I don't know a thing about gauntlet runners, but even I can tell this is a hell of a craft. I can hardly believe she's hours to drive. You're telling me, lad? Feels like ages since I've been out on the open road. This girl's been waiting long enough for her time to shine. So this is what you use to talk with the driver? Convenient, that. Look, old fellow, are you really on our side? You realize we don't have funds to pay you. Money? Fuck! I'm not in this for the money, boy. What I want is a little gusto. What do you think, lad? Isn't this a rush? It is at that. Like riding the wind. That's the ticket. It's been so long since I've had a good chin wag. Brilliant, isn't it? È incredibile, è sicuro? Non mi interessa, è incredibile. Yeah, it's amazing. You've a good head on your shoulders, boy. Yes, I can tell you're a sharp one. Where to, ladies? The world is our shellfish. You certainly are a different person behind the wheel. Hey, Hulkenberg, can we get an explanation yet? That man is Nurus. An Ishkia, if it was not obvious from the wings. And despite everything, he was heir to a noble house and personal machinist for the royal family. What? He's a master engineer, of course, positively peerless. But as you can see, the runners get him a bit excitable. Che figo come design anche lui. Tutti quelli che abbiamo visto prima sono molto fighi. Quartiere nobiliare sotterraneo. What? Ok. L'evento... Ah, un flashback con l'evento di lei. Are you there? I'm coming in. Cosa stai facendo così? Non fai nulla. Even amidst all this commotion in town, I find you buried in your work. Too much to do. As always. To business then. I must ask a favor. Would you be able to ready a carriage for me? No new commissions. No time for them. Ask another ride. It is not a new one I require. Before His Highness disappeared, did you not accept a contract to build him a custom carriage? Without a formal owner, I reasoned that it must now lie unused. I was hoping I might borrow it a short while. But pish and tosh, woman. She is for royal use and naught else. Tis an unreasonable request, I know.
but I'd not be asking without a grave need. Might I at least see it? T'was specially made for His Highness, yes? Not a work you'd have sold off. Where lies it now? I've deadlines to meet, dash it! Off with you now! Leave me be! You've been acting stranger than usual. What ails you? Non facevi non vedere, onestamente. Sarà quella. Perché non c'erano le luci, ho capito, però. Is this a gauntlet runner? The very craft commissioned for His Highness the Prince? Even knowing His Highness was gone, still you toiled away. Oh, Nuras, you are an inspiration. Such nobility of purpose. Yes. Right. However, for a craft meant for the royal family, it is rather excessive, isn't it? Did you really build this vehicle exactly to their orders? Cannot mean. Well, at first, certainly, I followed the blueprints exactly. But then His Highness died, and, I couldn't just let the old girl waste away. A masterpiece like her? Collecting dust in storage? No! Unacceptable! Unthinkable! I'm working toward a dream. And this poor old girl is going to help me see it through. And then, finally... You imbecile! A lowly, brazen court engineer butchering His Highness's inheritance for a hobby! For this... mania! You embezzled the royal treasury and disrespected his legacy! Treason! Mercy, please! Look, take my head if you must, milady! But leave the Balliol runner alone! Look, this runner... it is fully operational now, is it? Then I suggest you cooperate, for both our sakes. Finish your tinkering by tomorrow and bring it to the Grand Cathedral as soon as you can. Eh? What's all this now? You play the proud soldier at me and then pluck it for your own schemes? 'Tis no scheme! I would use it for His Highness's sake. For His Highness, eh? Oopsie! Hold a tick. Haven't you been looking for him? Wandering across God knows where last I heard? Oopsie! So now and now you want a gauntlet runner for His Highness? Is His Highness still alive? That's it! I've got you, haven't I? 'Twas His Highness who gave you refuge while you were only a heretical scholar condemned by the Sanctists. The time has come to repay his mercy. Understood. Ok, ci può stare come incipit perché riusciamo a tenere il mezzo. Is that enough? Can this old duck really handle an undercover operation? I know what you're thinking, but 'tis at least true that he feels an undying debt of gratitude to the royal family. Pish and tosh, boy. A little faith. Not to brag, but this old duck's craft might be the fastest gauntlet runner in the kingdom. Why, probably the world. I think. Maybe. How encouraging. All I want is to push this runner as far and as fast as she can go. Show her off to the world. And you? Well, I presume you'd rather work together than have to walk, eh? I don't know about this, but I guess we'll just have to trust him. What do you think? Che dopo possiamo fidarci? Meglio di niente. Se moriremo, moriremo insieme. Se moriremo, moriremo insieme. And if we die, we all die together. Ha! The boy's bold as brass! It's not an invitation, you dolt. Eyes on the road. Either way, he knows the prince is alive, so we can't just leave him to his own devices. We're all in the same boat. Or runner, I guess.
You lot can handle the fighting, and I'll handle all the driving and grease work. Just make sure you've got a proper plan for all this mess now. This guy's got no filter. But he has a point. We do need to talk strategy. Summing up, our first trial is to slay a monster. We take its head as proof. Prenderà bene. Get it to the goal line before the deadline. The bigger the head, the better. Our destination is Port Brylehaven, the capital of the Western Principality of Oceania. It'd be a trek on foot, but this gauntlet runner should make it a snap. So getting the bounty's head is our next move. And our target is a nefarious criminal who's been kidnapping and selling off children. Right? A criminal? Did the task not specify a monster's head? Don't worry, all part of the plan. We don't need to win this thing, we just need to get Luis's attention. Everyone's going to show up with monster heads, and we shake things up with a felon. A knight-turned kidnapper at that. Shows them we're there for justice. But to deliberately violate the rules, we risk being disqualified entirely. Then again, tis just as likely to win the people's attention and thereby Luis's. I do understand the intent. What do you think of this plan? È perfetto, mi sembra impossibile, mi fido di voi. Mi fido di voi. I trust all of you completely. Good enough for me. A captain's got to trust his crew, after all. The bounty's Heisme, an ex-knight. I realize that's a little close to home, Hulkenberg, so if you'd rather hang back. No. His title is precisely why I cannot let his atrocities stand. And yet, tis strange indeed that we are hunting a mere man when the trial demands a monster. Then again, our true aim is beyond the ambitions of any other aspirant. Our fate rests in this plan of yours, Stroll. Thank you. I'll try to ensure your trust isn't misplaced. Chissà quanto gli altri possono essere forti comunque al di fuori del poter utilizzare gli archetipi. Then our course is set. Feel free to use anything in the Gauntlet Runner. Even got a bathing room if you could use a wash. Good to know. We can always look around more thoroughly later. Yes. You needn't tire yourself out before we arrive. Well, I'm a tinkerer and not much else. All my fighting happens in the old workshop. But I'll take you wherever you're going for your sake and mine. After all, the wilds out there are no berry picnic. Oh, no. It's a den of wild beasts and savage scoundrels, and we'll not get past it without days on the road together. So, if you need anything besides a steady hand on the wheel, give me a hoot. Bound to find me in the cockpit or the engine room. He's certainly an eccentric, but he doesn't seem like a bad person. We'll get used to him, I suppose. Ok, quindi adesso posso muovermi dentro al trasvettore? Il trasvettore! Sul trasvettore sono presenti varie zone destinate ad attività diverse, come la sala operativa, il salotto e la cucina, in cui potrai eseguire variazioni. Puoi anche far visita all'Accademia trovando Moore e interagendo con lui. Inizia visitando la sala motori, prenditi del tempo per guardarti bene intorno mentre la raggiungi. Non sono mai stato su un trasvettore, ma vedrei che aspetto alla sala motori. E questo dovrebbe essere il personaggio ingegnere che ci fa completare la quest di Moore, logicamente, no? Ci aveva chiesto di trovare un ingegnere, quindi credo sia lui. Dovrebbe essere. Fammi vedere la mappa. Ok, sala operativa, salotto, cucina, sala motore. E ci sono due piani, quindi. E nel momento attuale siamo qua in alto nella sala. Ok, che ho capito. Portone enorme. Allora, concludo un attimo per ordine mentale il cosa che ho iniziato prima di i 20 minuti di cutscene. Il discorso della votazione democratica. Appunto, ci sono diversi metodi di votazione democratica e si sa ed è confermato che noi, la maggior parte dei paesi del mondo, utilizzano un sistema di voto imperfetto, ma ci sono altri sistemi che potrebbero essere provati, alcuni che anche a quanto pare sono migliori, però nessuno li sta utilizzando. C'è un intero video dedicato molto bello e molto interessante da Veritasium, che è un canale americano che fa video di scienza in generale, con produzione incredibile, ve lo consiglio fortemente. So se vi aiuterà in qualche modo a capire meglio metafore fantasy, ma ve lo consiglio, è figo. Ok, cosa facciamo? Hulkenberg. È innegabile che il trasvettore renda il viaggio più confortevole. Per quanto eccentrico, quell'uomo di sicuro degno del titolo di ingegnere di corte. Detto ciò, mi preoccupa il funzionamento interno. Spero che non abbia fatto delle strane modifiche. Non credo ci sarà tipo un una stampa? Una stanza con un bordello o roba del genere. No, è una cosa normale, non credo ci sia niente di strano.
Nessuna carrozza può competere in velocità con un trasvettore. Non mi stupisce che siano così apprezzati. Il dondolio è diverso da come mi aspettavo, è abbastanza fastidioso. Ma credo che una volta fatta abitudine il viaggio sarà piacevole. Sì, infatti, c'è il... l'intero edificio che ogni volta ad ogni 2 secondi fa su e giù così, beh, è parecchio tosto. Se poi ci devi anche dormire, c'è gente che già non riesce a sopportare semplicemente il dondolio di una barca. Questo è fisicamente impossibile per alcune persone. Toilette! Non ora ci sono questioni più urgenti. Ma che ci sono questioni più urgenti? Wow, questo è il bagno? Possiamo farci un vero bagno durante il viaggio? Caspita, addirittura? Vado per primo. Cosa? Non vorrei spogliarti qui davanti a tutti. Dove che di essere? Inaccettabile! È il bagno. Ah, inoltre, non c'è acqua corrente. Ci sto ancora lavorando. Questo sì che è inaccettabile. Ok, va bene. Voglio un pochino interagire la roba e vedere cosa succede. Ma posso stare alla dispensa? What's this? Latte delicato e spezzo fragrante. Chissà chi aveva portato questa roba qui. Posso usarla per cucinare? Che significa chissà chi aveva portato questa roba qui? C'è qualcuno nascosto dentro il trasvettore? Non lo so. Boh, va bene. Poi c'è, vediamo. Qua c'è la cucina vera e propria. Lo possiamo anche cucinare. Non ho ancora fatto niente comunque con la cucina. Non so se serve veramente a qualcosa di utile o meno. Tavolo da cucina. Qui posso preparare le pietanze. Ok. Probabilmente saranno appunto oggetti che potremo utilizzare durante il gioco per... Oh, c'è un letto capsula. Ok. Ci sta, è un modo buono per massimizzare gli spazi e tutto. Non ho mai dormito in una stanza con... Oh, gatto. Una stanza, o meglio un letto a capsula. Perché non sono mai andato in Giappone. Però devo essere onesto, sembra orribile. Sembra un modo pessimo per dormire. Non so se lo voglio mai fare. Quindi qua c'è punti di poppa. Posso uscire fuori? Mi fa vedere la parte esterna adesso, no? E infatti se avessi nel tele sta cosa qua. Guarda che figo. Questo è quello che mi piace molto anche quando avevamo presentato il gioco e concettualmente di un'avventura fantasy. Mi piace appunto che tu possa avere anche effettivamente la gestione del tempo in questo modo e tutto. La parte che mi piace molto è già appunto i giochi di Atlus. Perché sapete no, ci sono... Tra l'altro sta girando in cerchio. Vabbè. C'è tutti giocato un gioco fantasy dove dici... Ah cazzo! Sto giocando da 150 ore, però poi in game è passato tipo 3 giorni o neanche. E dici, merda, ma non è possibile che tutti gli eventi del gioco succedano in così poco tempo e tutti di seguito. Sembra assolutamente realistico. E infatti qua, per evitare il problema, c'è appunto un intero sistema di giorni, viaggio e tutto per rendere le cose più realistiche. Che poi, ovviamente, può avere la conseguenza che è più noioso perché ci sono, secondo me, più momenti comunque tranquilli. Non dico morti, ma sicuramente momenti più tranquilli, che alcune persone non possono piacere, però... A me piace comunque in generale il concetto e tutto. Qua c'è Moore, qua c'è la macchina da lavaggio creata da Neuras per fare il bucato. Dentro al momento non ci sia nulla. E come la utilizza? Serve per caso a purificare con l'acqua santa degli oggetti per caso? Oh, non volevo venire qua subito, volevo esplorare ancora di più. Mi chiedo come faccia a funzionare. Quello è un cuore. What the fuck? Ipotizzo sia tipo un cuore sintetico che sfrutta il magla. Però... Hello? È la prima volta che sei sul trasvettore, eh? Oh, che spavento! C'è un tubo anche qui! Si chiama trasfono, sai? Ce n'è uno in ogni stanza! Ora mi sembra di averti sentito e chiederti come funziona questo gioiello! I trasvettori usano i cristalli di magla come carburante, sai? Immaginavo. Un tempo, quando si viaggiava nelle terre selvagge, bisognava rischiare la vita. Poi, grazie alle maggiori menti del regno, è nato il trasvettore. Ora, le gambe del trasvettore si basano su quelle di una bestia colossale. Sono studiate per non avere perdita di slancio, persino sui terreni più accettati. Scusate. Persino sui terreni più accidentati. Tra le altre cose, ho modificato questo mezzo per ottenere più potenza e velocità. Un altro passo verso il mio sogno. Quale sogno? È una storia lunga, ragazzina mia. Adatta solo a un pubblico passivo e senza nulla da fare per diversi giorni e notti. Non importa allora. Magari un'altra volta. Beh, ho ancora molto lavoro da fare su questa bellezza, ma ho intenzione di aggiungere qualche altro trucchetto. Restate in attesa. Presto calerà il tramonto, quindi iniziate a pensare a dove fermarci. Non possiamo viaggiare al buio e questo gioiellino deve riposarsi come noi. Oh. Ok.
Quindi di notte dormi da fermo, capisci? Senza una cosa, che se no come cazzo fai? Mentre trascorre del tempo sul trasvettore, il tuo viaggio proseguirà. Usare strutture al suo interno per ottenere oggetti, sviluppare tecniche o dedicarti ad altre cose che non puoi fare in città. Puoi usare la cucina, leggere i libri nella libreria o fare il bucato con la macchina da lavaggio. Inoltre, con il tempo diventeranno disponibili nuove attività. Mentre viaggi, puoi anche passare del tempo con i tuoi compagni e provare così a migliorare la tua virtù regali. Scegli liberamente cosa fare. Ok? Sì, quindi puoi fare anche di hangout event anche sopra la barca. Il trasvettore, dove iniziare a chiamarlo trasvettore. In inglese è runner, che è molto più semplice da ricordare, perché è corridore, che è molto più semplice. Qua invece trasvettore in italiano è un po' più complesso. Lì c'è un punto interrogativo che forse vado andare a controllare. Vediamo un secondo, vediamo cosa posso fare, se mi fa adesso interagire bene con la roba. Tipo qua posso adesso capire cosa fa. Fare il bucato a volte può anche liberare la mente. Fare il bucato mi aiuterà a liberare la mente aumentando i miei PS massimi. Ok, non è quello che pensavo io. Io pensavo che l'avremmo purificato qua della roba, avremmo riottenuto degli oggetti in una qualità migliore, roba del genere. No, va bene. Oh, sacco di cotone, wow. C'è un sacco morbido dall'aria molto comoda, pazzesco. Questo invece è attrezzo per pulire. Questo bizzarro arnese per pulire è in realtà un innesco modificato da Neuras per creare del vento che raccoglie la polvere. Davvero ingegnoso. Una aspirapolvere. È una aspirapolvere. So che è dura, ma piegarsi e sollevare pesi renderà più forti le tue gambe, non credi? Se pulisco gli strati del trasvettore, mi PS massimo aumenteranno. Ok. Quindi se vogliamo, non abbiamo niente da fare sulla barca, possiamo potenziare il personaggio. Va bene. Vediamo quali sono le altre opzioni, quindi. Ci rimane allora. Qua c'è il punto interrogativo, che sono curioso. Libreria. La libreria è piena di libri interessanti. I libri che posso leggere sono Diario di viaggio nel nuovo mondo, Come convincere chiunque e non ora. Ipotizzo che mi livelleranno le caratteristiche. Immagino. Quindi uno mi darà probabilmente eloquenza, mentre l'altro mi darà immaginazione. Una roba del genere. Hulkenberg, non hai eventi da fare ora come ora. Se cucino, usa il tavolo da cucina nel trasvettore per preparare un pasto per te e i tuoi alleati. Mangiare il cibo che hai cucinato può fornire vari effetti positivi all'interno del gruppo. Per cucinare bisogna di ingredienti. Puoi comprarli, conquistarli o persino raccoglierli in giro. Sperimenta più che puoi. Quando hai preparato tutti i piatti esistenti almeno una volta, potrai avere accesso al capolavoro culinario definitivo. Ok. Ci sono degli ingredienti qui che Neuros abbia fatto comprare. Di nuovo sta domanda qua, ma così sembra che non lo sia. Di chi è questa grafia? Questi sono appunti su nuove possibili ricette. Ok. Thank you. Proverò a fare tutta questa roba qua allora in futuro. Per adesso non cucino, voglio comunque controllare anche il resto. Io cucinerei giusto per vedere cosa succede cucinando, per capire cosa sono effettivamente i piatti e cosa possiamo creare con roba del genere. Tra tutte le cose, o quello leggere. Però leggere non mi sembra neanche che facesse consumare tempo per adesso. Contiamo un secondo. Nel caso non è un problema se succede. Come convincere chiunque? Questo libro descrive tecniche di conversazione per persuadere gli altri. Persuadere? Non l'hai ancora iniziato. L'aveva lasciato qui in Neuras, vero? Andiamo vicino allo blog se ti va di leggerlo insieme. Se leggi questo libro otterrai eloquenza e questo quindi mi fa consumare tempo. Ok, sì, immaginavo fosse così. Proprio adesso ve ne la conferma. Io cucinerei perché voglio sapere cosa effettivamente succede se si cucina. Ok, ma cosa cuciniamo? Che cosa cuciniamo? Mi dà degli oggetti, è modo per craftare degli oggetti. È il crafting del gioco la cucina, ok? Ed abbiamo... cura 400 PS e ustione, 250 PS e avvelenamento, cura qualsiasi alterazione, repristina completamente tutti i PS di tutti gli alleati, per 3 turni mentre provate di colpo chiedi di tutti gli alleati, permette a un alleato di resistere una volta per battaglia un attacco letale restando a 1 PS, that's pretty good, porta 100% la precisione di un attacco per un alleato, infligge 300 danni universali a un nemico. Universali? Dovremmo pian piano craftare sta roba qua. Però non sono neanche troppo di fretta, anche perché non credo ne sia stata di roba del genere. No, comunque la craftiamo, comunque la craftiamo. Saprei dire, allora facciamo un'altra cosa. Ma no, voglio comunque vedere cosa succede per bene. C'è un'animazione particolare o altro. Tanto dovremmo comunque fare tutto. Oh, è un evento con gli altri pure. La carne di prima scelta è deliziosa anche da sola. Ma con un pizzico di impegno e gli ingredienti giusti può diventare ancora più buona. Così ho sentito dire almeno. In pratica, non possiamo solo aggiungere cose alla rinfusa. Il segreto è usare combinazioni ben collaudate. Ok, cucinare con una ricetta. Got it. Facciamo degli spiedini, va bene. Se si parla di carne, ciò che fa la differenza è la temperatura della fiamma. Pronto? Questo è il momento che stavamo aspettando. Dobbiamo trovare l'equilibrio perfetto tra delicatezza e intensità. A questo punto siamo quasi vicini alla fine. Non sarei così esigente se si trattasse solo della mia cena, ma quando si cucina per gli altri bisogna dare il meglio. True. Un aspetto stupendo, basta un'occhiata per avere l'acquolina in bocca. Petto d'uccello arrosto. Il suo aroma stuzzica l'appetito.
quello che avevamo preso come pezzo di carne non mi sembrava un petto, e il nome del piatto mi sembrava gli spiedini, ma va bene, non è un problema. Petto d'uccello arrosto, thank you. E questo l'abbiamo fatto, in futuro cercherò di craftare altra roba. Desert camp, as the scorching sun sinks below the horizon, and the curtain of night falls over the land, protected within the stalwart hull of the Gauntlet Runner, the party gains a short, peaceful respite. Quindi non hai due interazioni giorno e notte, è soltanto la singola interazione di giorno qua. Invece no? Ci si ferma, però non penso potremmo fare le stesse cose. Accamparsi. Fuori dalla città si estendono a perdite d'occhio terre selvagge che di notte vengono ammantate dall'oscurità. È pericolosissimo avventurarsi al buio o... c'è stata notte? Su sentieri non battuti, anche in un possente trasvettore. Accampati invece in un luogo sicuro per poi riprendere il cammino la mattina seguente. Mentre in accampamento puoi usare tutte le funzionalità del trasvettore come al solito, ma anche parlare del viaggio insieme ai tuoi alleati. Provaci. Oh, quindi sì, c'hai due azioni al giorno anche qua. Ok. Mancano ancora tre giorni per arrivare a Martira. È la prima volta che è la prima volta che pernottiamo nel trasvettore. Pernottiamo nel senso che dormi per la notte, ho mai sentito dire. Sono alquanto elettrizzata. La notte è lunga. Perché non passi del tempo rilassati con qualcuno? Sono degli eventi tipo hangout. Oh, c'è un evento con lui che mi livella qualcosa. C'è lui qua che potremmo parlargli, che mi piacerebbe come cosa. E c'è per caso Stroll con qualche evento. C'è la lei che però mi fa livellare anche con lei delle caratteristiche. Non sono dei momenti. Ha senso perché penso appunto di farli sempre in città. Ok. E allora parliamo con lui, voglio sapere cosa mi dice Neuras. Oh, oh, com'è stato il viaggio, eh? Liscio come l'olio, calmo come una bonaccia, rinvigorente, commovente. Sì. Questo trasvettore è la vera bellezza. Però bisogna dirlo, è anche merito delle mie modifiche se aggiungo queste prestazioni. Ma dirla tutta, è tutto merito però di un meccanismo da immediato che permette alle zampe di non affondare nella sabbia. Se solo potesse volare, non dovremmo preoccuparci del terreno. Ma diamo del tempo al tempo. Se lo vai, ti conviene andare a fare un sonnellino. Sta pensando, voleva fare pure una modifica del genere. Chissà se effettivamente potremmo farla in futuro o qualcosa di simile. Sarebbe interessante. Ci sono cose che volano nel gioco, sì. Abbiamo già visti tipo la nave di Luis che ha portato l'umano e l'ha portata giù in quel modo lì. Quindi non sarebbe neanche troppo impensabile. E facciamo qualcosa, passiamo del tempo. Entrambi credo gli prendiamo immaginazione. Quindi parliamo con Hulkenberg dentro perché abbiamo già fatto due eventi con Stroll. Facciamo uno con Hulkenberg, anche se non aumenteremo il nostro rapporto con lei, però chi se ne frega. Ah, sei tu. Hai anche tu parecchio tempo libero come me? Sono abituato a viaggiare, ma non ad ammazzare il tempo. Se non ti dispiace, potremmo parlare un po'? Ricordando il passato e pianificando il futuro con Hulkenberg, potrei guadagnare immaginazione. Ok, vai. Tanto non c'ho molto da fare. Ho tantissime domande sul potere che abbiamo risvegliato, ma ciò che mi incuriosisce di più è la nostra capacità di trasformarci. Anche se diversi, assumiamo tutti degli aspetti corazzati. Tu che ne pensi? Sono forti, sono strani, fanno un po' paura. Sono strani? Non ho visto niente di simile. Sì, il loro aspetto è diverso da qualsiasi altro. Quindi ottieni pure del magla così. Oh, importante. Il loro aspetto è diverso da qualsiasi altro equipaggiamento io abbia mai visto. Però non stavo parlando del loro lato estetico. Per come la vedo io, l'armatura trattiene il potere che si agita dentro di noi e ci permette di direzionarlo. Un po' come le redini di un destriero. Si dice che le persone abbiano persino i poteri magici perché si sono rifiutate di confrontarsi con le loro paure e le loro ansie, dimenticando il proprio potere sopito. Non è stata quella la condizione per svegliare il nostro potere? Credo che sia anche il motivo per questo sfibrante e non può essere usato troppo a lungo. La prova sta nell'enorme appetito che mi ha salito in seguito. Sarà meglio rinfornire la nostra dispensa con costanza e diligenza. Con costanza. Mentre io e Hulkenberg parlavamo del futuro, ho sentito il mio valore di immaginazione migliorare. Che però ci abbiamo già livellato immaginazione, vero? No, invece no, pensavo che siamo già a livello 2. Invece no, ok. Buono. Sta facendo tardi, ma ci sono ancora molte cose di cui vorrei continuare a parlare con te. Un allegro buongiorno a tutti voi, miei cari passeggeri. Scommetto che gli elogi hanno superato le vostre aspettative, eh? Meglio di quanto pensassi, visto che quanti erano stretti. Ma un'altra domanda. Non è che la sabbia del deserto causerà noia al trasvettore? Giovanotto, chi è che si prende cura di questa bellezza? Le sue saldature sono a prova di sabbia, parola mia! E comunque, domani diremo addio a questa duna infuocate. Wow, i trasvettori sono proprio fantastici. Una corazza non sarebbe mai riuscita a attraversare così in fretta il deserto. Ma, vedi di guidare con prudenza, ok, Neuras? Neuras, ho appena capito cos'è, tipo neurale. Probabilmente, perché appunto lui è il cervello che ha creato la cosa. Ok.
Tra due giorni arriveremo a Martira. Ok, cosa facciamo oggi? Posso livellare saggezza e coraggio con loro due? Vogliamo fare questo o vogliamo leggere un libro? Tecnicamente facciamo con loro, perché tanto in ogni caso livello una caratteristica. Ora come ora possiamo livellare tutto, quindi chi se ne frega. E fare un evento con loro, se c'è, mi dà del magla in più. Quindi è solo una cosa positiva, no? Non vedo motivo perché dovrei leggere un libro al posto di interagire con loro. Coraggio però è ancora un livello più basso rispetto a saggezza, quindi facciamo Stroll. Stroll! Ehi, sgambabulo, giusto in tempo. Stavo per fare un po' di manutenzione alle armi. Se hai tempo, perché non ti riesci a me? Può essere utile tanto per la mente quanto per le nostre battaglie. Ok. Yes. Ottimo, allora diamo un'occhiata alla tua lama. Qual è? Adesso c'è un bastone tecnicamente, però va bene. Forse sto correndo troppo, ma in futuro, quando tutta questa storia sarà finita, vorrei vivere senza affidarmi la spada. Ammiro l'idea di un mondo in cui i mostri e la violenza e il ragionevole non esistono, in cui nulla ti viene sottratto dagli altri. Per questo, in futuro, voglio riportare il mio villaggio natale alla sua gloria del passato. E non solo quello, ma tutti i luoghi che sono stati distrutti. Hey. E tu cosa farai quando la nostra missione sarà giunta al termine? Io ti ho detto quali sono i miei piani, ora sentiamo i tuoi. Non lo so, vorrei aiutarti, voglio viaggiare. Vorrei aiutarti. Dici sul serio? Sarò sincero, sentito dire mi conforta. Nel senso, se divindore, tecnicamente è step numero uno. Oi. Devo diventare più forte. Anche se il villaggio verrà ricostruito, sarà inutile se verrà attaccato di nuovo dai mostri. Io voglio diventare abbastanza forte a liberare questo paese dai mostri. Non posso lasciarli in mano un esercito di smidollati e generali incompetenti. Si limitano a usare il potere per uccidere i deboli che si oppongono a loro. Non hanno nessun interesse a proteggere la gente, proprio come Luis. Combatteremo per il cambiamento e la corruzione dappertutto. Combatteremo per il cambiamento. Vuoi dirlo forte? Però, vedendo lo stato in cui versa l'esercito, mi sento ancora più felice di avere te come capitano. Io sono solo uno che ha avuto il privilegio di unirsi alla tua missione. È giusto che ci sia tu al comando, vista la tua determinazione a stare in prima linea. Hey. A essere sinceri, certe volte invidio. Agisci sempre di te senza vacillare. Come fai a essere tanto ardito? Faccio solo ciò che devo fare, anch'io vacillo, faccio come capita. Anch'io vacillo? No. Capisco. Però secondo me il tuo riuscire a non agitarti troppo, come faccio io, è ciò che ti rende adatto al ruolo di capitano. Comunque sia la mia fiducia. Consulti te per le battaglie a venire. Alla fine, la scelta del re verrà determinata dalla concezione di giustizia che di chi sceglie. Loro possono uscire liberamente, ma lo stesso vale per chi viene scelto. Mi chiedo che sarà alla fine. Comunque, questa spada brilla come nuova, per oggi chiamo qui. Ok. Grazie, Stroll. E inizia a leccare la spada. Grazie mille. Oh, livello 2 di coraggio, grintoso. Let's go. Una delle virtù fondamentali che un re deve possedere. Se speri di diventare un vero sovrano, accendi i cuori della tua gente con la fiamma del tuo coraggio. Questa è la preziosa scintilla indispensabile per un conquistatore, con cui infiammare l'entusiasmo dei tuoi sostenitori. Ok. Thank you. Nice. Da un sacco di punti. Per adesso è semplice livellare, appunto. Bisogna vedere se lo sarà anche a livello 4 per il 5. Ehi, è tempo di pausa, gente. C'è qualcosa più avanti, quindi ci fermeremo qui. È il punto interrogativo. Now into view is the tree of prophecy, a resplendent tapestry of color against the backdrop of the bleak desert. One theory is that the tree's roots gorge on the land's magla, and still another is that it gorges on those enraptured by its colorful foliage, as though themselves snared by the bewitching magla surrounding the tree. The gauntlet runner comes to a stop at its base. Okay. Eccoci qui, scendiamo a dare un'occhiata. È un dungeon? Wow, che figo! Wow. Oh, wow, è splendido! È come se tutta la zona fosse colorata di rosso, non solo le foglie. Certainly. Da piccola avevo un libro illustrato che parlava di un grosso albero situato in un luogo non meglio specificato che cambiava colore a indicare eventi futuri insoliti. Indicare eventi insoliti? E come farebbe di preciso? È nel bel mezzo del deserto. Come ha fatto a diventare così grande? Non so se la cosa è collegata, ma c'è quanta incredibile di magla in quest'area. Allora si vede che potrebbe trattarsi di un organismo magico che si nutre di magla. Devo documentare questa scoperta per scopi scientifici.
Nemura sarà stato un foglio e un pennello dalla sua tasca, iniziando a disegnare il paesaggio dinanzi a lui. Ehi, Neuras, com'è che sei così bravo a disegnare? Ah, ragazzo mio! Una documentazione meticolosa è il fondamento di ogni buona ricerca! Ecco qua! Ho finito qui! Prendilo, come ricordo! Non era per ricerca? Ho già memorizzato ciò di cui ho bisogno! Non mi serve più! L'albero della profezia. Ho ricevuto il disegno di Neuras. È così dettagliato che potrebbe illustrare tutta la gloria di questo luogo anche a chi non c'è mai stato. La devo portare... a Maria? Anzi, perché? perché non lo porti a Maria? Che ti sarebbe una bella storia da raccontarle. La prossima volta che mi trovo a Granta dovrei dare questo disegno a Maria. Devo per caso trovare 7 disegni e 7 punti interessanti nell'ambiente da portare a Maria per portare avanti la sua quest? Se è anche così, è interessante e di nuovo mi sembra un miglioramento rispetto al sistema di social link di persona, perché non è semplicemente un... gestisci i giorni e fai la roba, appunto, e basta. Ma potresti fare anche altro per portare avanti le quest dei personaggi. Ci sono anche casomai delle cose secondarie del genere, sarebbe figo. Molto bello, comunque. Sarà la copertina del video, probabile. Un organismo magico in forma di albero. Ora che ci penso, anche le fate sono organismi magici, giusto? Esatto! Anche Gallic è un tesoro inestimabile. La sto osservando da un po', il che mi sta aiutando tantissimo con la mia ricerca sul volo. Cosa? Mi hai osservato tutto questo tempo? Chi ti ha dato il permesso? Non farlo più! A proposito di alberi, ho sentito dire che se l'albero diventa blu è buon segno. Mi chiedo quale anomalia indichi questo colore. Abbiamo fatto una piccola deviazione, ma vedendo questo raro spettacolo ha migliorato il mio livello di saggezza. Ok. Sure. Contiamo a ottenere un sacco di punti, porca vacca, molto più di quanto mi aspettassi. E non si fa niente lì, è semplicemente un punto di stop. Interessante, carino. Carino. Anche una roba del genere, tipo incontrare le posti simili, anche semplicemente per fartelo vedere e basta, è buono perché te lo fa ancora più sembrare un'avventura. È quello che dicevo prima, appunto, dà molto quell'idea lì. Ah, sei tu! Arrivi giusto in tempo! Ti dispiace darmi una mano? Devi ispezionare il reattore. Magari ti sembra un po' inusuale e complesso, ma ti assicuro che non corri alcun rischio. Ispezionare con cura macchinari potrebbe aumentare il mio valore di saggezza. Sure, perché no? Vuoi sapere cosa mi dice cosa... com'è al di fuori di quello che abbiamo visto fino adesso? Questi apparati sembrano complicatissimi, ma in realtà sono solo ammassi di piccole parti. E se non tratti ciascuno di loro come si deve, tutto il sistema va a farsi friggere. Ecco perché oggi lo leveremo per bene, in modo da prevenire ruggine e usura. È un intervento della massima importanza. Vediamo quanto olio dovrei applicare. Sono una goccia finché non gronda abbastanza da riempire gli incavi. Abbastanza da riempire gli incavi? Sì. Basterà riempire gli incavi. Così si fa un lavoro perfetto! Questa è la cura che ci mette un meccanista provetto. A quanto pare ho fatto un buon lavoro. Sento che grazie a questa manutenzione il mio lavoro di saggezza è migliorato. Però non ho ancora un compatto con lui, eh. Vorrei stringergli la mano, ma non ho ancora avuto occasione di stringergli la mano. Per adesso può bastare. Passiamo al prossimo punto. E adesso si chiude. Immagino la cutscene, va bene. Quando è che potremo stringere una mano, eh? Quando è che potrò dargli un bacino sulle guance? Non ancora, non posso. Forse quando raggiungiamo, finiamo questo evento di storia, potremmo farlo. I don't know. Chissà se ci sono pure personaggi skippabili o meno. Oh, ok. Cutscene. Oh, why is it so bumpy? That'd be the change in terrain, lad. See, got to let the suspensions get used to hard ground instead of soft sand. Oh, must be nice to fly everywhere. What the? Did we just crash? Of course not. That's a... a cannonade. È quello di... del servo di Luis? Servo. Seguace. Sanctism will reign! It's them. Remember, from the opening ceremony. I think one of them is Guideau, Forden's confidant. And the other is Luis's man, Gladel. Prominent candidates. Shouldn't the king's magic petrify them for their aggression? No, see where they're aiming.
They're not shooting to kill, just to take out the opposing runner's legs. Certo. Non sembra che mi vogliono uccidere, ma di suggerire trasvettore avversario. Stuck out in the wilds with no working runner? Well, they survive or not, they're dashed well out of the race. So it is a clash to halt each other's advance. Damned fools couldn't resist a show of force. Look, over by the legs. That crier is there too. Perché c'è anche lui? See, acting as witness to the higher candidate's conflict. It seems Gladel cannot match Godot's firepower. Il nostro piano ruota sulla tenere il favore di Luis. Possiamo permetterci di abbandonare Glodel se uno dei sostenitori di Luis? What's our plan? If we just hang back and watch, Godot's gonna win. And Forden gets a leg up on the competition. Posso fare una roba del genere? Ok. Allora, non credo che cambierà niente a livello di storia. Non lo so, in un gioco di persona non potresti fare troppo a livello di storia facendo una scelta del genere. Però, comunque la scelta strategica è aiutare Glodel. Quindi facciamolo. Let's give Glodel a hand here. Good thinking. That way we could win Luis's regards. Agreed. Let us ride to Glodel's aid. I say, hold on. You realize you're a no-name candidate, eh? If he wants to shut you out, he'll not have to aim for just our legs. It's a runner, isn't it? If things get too dicey, we'll just run. Didn't you say we had the fastest craft around? Fine. Suppose there's no room for caution if we want the world's eyes on us. Okay then, it's settled. Let's make sure he owes us big. There should be an external runner phone out there. We're here to help. Withdraw Gladel. Who goes there? Why do you stand for Luis's forces? Well, sorry. Can't get into it now. That Cortland woman. You're that commoner candidate who destroyed the Grand Cathedral. Was that not enough? You would profane the sacred a second time. So be it. In God's name, be thou punished. Immaginavo, non credo che fosse successo qualcosa di troppo differente in altro modo. A quanto pare sa che non siamo pronti da magia regale, vuole eliminarci qui sul posto. Ah, che palle, che... Però lui lo è, quindi cosa possiamo fare? Interfere in my fight. Know your place. Is it fame you seek? You thought by confronting me you might lift your own names. Then you chose the wrong opponent. I hate to interrupt, old egg, but it's a touch more complex than that. We of the Crown Theocracy's monk army have silenced all who would oppose the eminence of God. Your petty ruses are beneath me. Now you shall know how powerless you truly are. Remember, the king's magic means we cannot move to strike Godot himself. Go for his followers first. We'll thin their numbers and turn the tide. Go, my brethren! Put the fear of God. Come faccio allora? Impious commoners! Don't forget about the petrification magic! Ok, qual è la magia di petrificazione? Non so di cosa stai parlando. Ok, allora, devo sconfiggere quindi i lancieri dei monaci guerrieri. Ovviamente non so che debolezza hanno, immagino. Ovviamente no. Noi però abbiamo più difesa con loro due, ma con gli altri no. Ok, 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 capito. Faccio un attacco normale. Sminuzzamento su di lui e vediamo quanto ne tiro fuori. Solo due? No, si può fare più di due danni, eh. Si può colpire più di due volte, Stroll. Su, via. Daccene quattro. Grazie, ecco. Così si inizia bene il combattimento. Ora sono soddisfatto. Abbiamo ancora build a mago che mi va benissimo, onestamente. Non è un problema. Non so se saranno tipo degli elementi, ma comunque vale la pena utilizzarli. Non ha senso fare nient'altro. Blitz è la nostra cosa più forte, quindi utilizzai questa. È resistente. Benissimo, ottimo. Proprio quello che volevo. Te... Attira attenzione su te stessa e cerca di tankare la roba. Ok, vediamo quanto fanno male. Ok, non ha neanche attaccato, ma soltanto sfoggiato un sorriso beffardo. Ok. Candide del mago, aia. Ok, lui consuma due turni di seguito perché non sta facendo niente. Va bene. Ok. Continua ad attaccare a te sminuzzamento. Adesso provo a utilizzare il fuoco perché non ho molte opzioni. Let's go, che almeno ho fatto 4 danni. Vai. Punto debole. Come on. Ok, mi sa che senta magia in generale, purtroppo. Va bene. Ha senso attirare la tezza su di lei se poi colpisce tutti? Comunque sì, penso.
comunque meglio se attira attenzione su di lei e cerca di evitare che colpisca gli altri e faccia troppi danni. Lei c'ha molto più difesa tra tutti. Ok, sorriso beffardo, grazie mille. A fondo. Ah! Come difesa diminuita? Può passare la difesa un attacco del genere? What the fuck? Ok. Dovrebbe essere adesso morto lui almeno. Però adesso probabilmente dovremmo anche curare. Vabbè, lui sconfiggiamo adesso con smiuzzamento. Ok, nice. Per un attimo ho pensato non avessi ucciso. C'ho della sintesi con lui, no? Adesso non c'ho sintesi. Da capire meglio ancora come funziona il discorso sintesi. Perché non abbiamo un team buono per fare dei combo. Guarigione potevo. Viandante posso, ma non con il mago. Perché il mago è a livello troppo basso. Non lo so. I don't remember. Ho letto il tutorial, ma l'ho già dimenticato. Ok. Dubito che l'altra vada delle debolezze diverse. Invece forse sì. Invece forse sì. Quindi devo comunque testare la roba. Va bene. Medi, rimetto tutti full vita e poi... Ma lei è andata... È passata da difesa aumentata a difesa diminuita addirittura. Ma come? Ma che cazzo attacco è che mi abbassa difesa di due stati? Ma porca vacca! Vabbè. Focus su di lei. Forse adesso è meglio se non focus su di lei. Vabbè, non è... Too late. Too late! More resilient than I expected. I would lose nothing by conceding this fight. But the faithful are watching. For the sake of my dear brethren, I must hold nothing back. Now, feel the righteous truth of sanctism engraved upon your flesh. Does this mean he's getting free? Oh no. My brother. Stay in there. Difesa di vita, porca vacca. Sacralità del mago. Ok. Alright. Stavo per dire, forse allora era meglio a livello di strategia abbassare la difesa anche dell'altro guerriero e poi sconfiggerlo quando era semplicemente rimanere soltanto lui, in modo da sconfiggere entrambi sul suo turno, però forse non puoi farlo. Cioè in realtà sì, potresti farlo e sconfiggere entrambi un singolo turno in realtà. Devi semplicemente appunto fare le cose in una ordine differente. Vabbè, ormai too late. Contiamo così, non possiamo fare nient'altro. Sminuzzamento e ti prego fai più danni possibili. E consumiamo due turni a random. Bravo Stroll, così ti vogliamo. Cazzo. Va bene. Curiamo tutti che lei c'ha pure la difesa. C'ha doppia difesa abbassata. Ma povera Hulkenberg. Ma che cazzo t'ha fatto di male gioco. Aiuto, devo sopravvivere e basta. Non so, perché se non posso colpire cosa posso fare. Ah! Pure. Ok, altro attacco, vai. Ok, boh, per fortuna. Continua a mirare il punto debole, ma vaffanculo. Cazzo, sono debole a roba del genere. Devo utilizzare un altro turno speciale per curare di nuovo. Porca vacca, devo curare di... Va bene. Andato malissimo questa interazione qua, tutto perché lui ha mancato un cazzo d'attacco. Ora potresti evitare di mancare, please. Please. È pure resistente lui. Però lui sarà debole agli attacchi magici a questo punto. Peccato che non posso attaccare un attacco magico, perché non so se provo a curare. Va bene. My thanks. My thanks. Oh, ok. Vedere un mago che comunque ti arriva ad attaccare così fa molto ridere. Bagliore del mago. Aia. Ah, ok. Hulkenberg. Posso con lei comunque tankare. Posso curare con Stroll. E dare rimedio costoso, anche se è costoso, però è a difesa meno 3. Non sapevo ci fosse fino a meno 3 di difesa. Se fosse il limite fosse 2. Oh fuck. Ok, allora posso muore anche adesso. Però vabbè, too late. E ora proviamo la stabilità. Sarà debole la magia. Please, come on. Yes. Ok. Allora sono in guardia. Attiro attenzione e faccio pure guardia aggiuntiva. Così forse sopravvive adesso. Ok, 21. Ok, 21, 28. Ok, ok. Se riusciamo a fare così è gestibile. Se lei riesce a tankare così tanti danni. Così è fattibile, in altri modi non saprei. Provo un'altra abilità con lui giusto per vedere. Vedo se pugno perfetto ne è debole o meno. No, è resistente come sempre. Immaginiamo, però volevo comunque testare. Ok, blitz. Abbassiamo la difesa. Anzi, facciamo un colpo debole. E te devi comunque... Sì, devi comunque fare nome del cavaliere. Devo sperare comunque che sopravviva anche se la vedo dura. Poi faccio, tanto non può fare molto. Passo. E poi te puoi fare un blitz sperando che uccida adesso. O blitz sperando che uccida adesso. Non credo però. Ah fuck, non basta. È questo il problema. Lei adesso però potrebbe morire. Ok, no, non troppo. Non mi ha fatto troppo male. A fondo. Ok.
Sanctism will reign! Ok, evviva! 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 Hulkenberg, evviva! Ok. Hulkenberg, fai... Nome del cavaliere, non hai nessuna altra opzione, quindi fai nome del cavaliere. Poi ti curo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, ti curo sicuramente. Non devi essere per niente preoccupata. Ok, passo. Curo con Medea. Sì, curo con Medea. Vorrei utilizzare, sfruttare la debolezza, ma non posso. Medea. Ah, speravo che qua sei più accurato meno di quanto non volessi. E qua potrei, devo fare guardia con lei e basta, la cosa migliore. Un turno di stall dobbiamo fare. Aia. Aia. Ok, decente, decente, dai. Lei ha ancora 4 punti di vita, ma è già situazione migliore. Ok, ora tu con l'attacco fisico in realtà dovresti fare buoni danni, potenzialmente, perché appunto non c'è la debolezza, perché fa danno da fuoco ormai con la spada lì. Qua comunque blitz per sfruttare la debolezza. Vediamo che cosa succede se non rimane più nient'altro di fuori di lui. So, the faithful are broken before you, yet your desperate struggling is for naught. You cannot defy the inevitable. I am immune to all your wicked harms. Oh, he gets to do whatever he wants, and we can't even get near him. Bend the knee and yield to the divine truth of sanctism. Okay. Quindi? Now, are you prepared for the end? Ha! I think not, you rotter! What have you done to my gauntlet runner? We've nothing to lose. At the very least, I can thrash your old clunker until it's inoperable. This is a waste of my time. So be it. You'll face your divine punishment soon enough. Ok, quindi lo minacciamo di distruggere il suo veicolo se non ci lascia in pace. Oh, finally, he took the hint. Hey, get down here. Quella? Non l'ho mai vista? What are you playing at? You think I owe you now or something? I would have been fine without your meddling. Volevo aiutarti, sei ferito, sembra che sopravviverai. Volevo aiutarti. I just wanted to help you. A likely story? Out with it. What's your motive? Why, Gladel, surely you can spare some manners for a crew that saved our lives? Honestly, that got a bit ugly for my liking. Well, well, well. Do my eyes deceive me? Juno the songstress in the flesh. What brings you all the way out here? A little tryst on the road, is it? Nothing so saucy. I'm afraid this cad's just my chauffeur. Now please, darling, a little privacy or I'll have to charge for an interview. Fair enough, miss. Fair enough. Nothing you're not used to. Consider me chastened and shooed. Besides, I might have found another angle here that's just as promising. You surprised me out there, love. You bested the day. So you're not just a pretty face. You were more help than my useless driver, at least. Look here. However talented and famed a songstress she may be, you must contain yourselves. Songstress? Wait, is she the same Nidia lady who sang at the opening ceremony? Aye, but that's... Oh, blast it all, I can't take it anymore. Suspensions anywhere. You had a workshop on this, eh? Yes, those are quality parts and no mistake. Luis really shells out for his own. By the crown, you can't be serious. She is Juno, the kingdom's greatest singer, the dulcet diva. Oh, this is preposterous. Surely I can't be the only one starstruck. Really? No one else wants to shake her hand? Well, anyone because of this group, I suppose it falls to me. You're an interesting little ensemble. Wait, is that a fairy? A real living one? Where did you... Hey, up there!
What the fuck? An airborne gauntlet runner. He's actually finished it. Cosa servono le gambe? Sono andato a posarsi. Oh! Oh! My lord, Luis. How kind to provide a personal escort. So that's it. I thought it was strange that a candidate like Gladel got stuck playing someone's driver. But she was still the Sanctist's pick for the opening ceremonies? Guess even Forden's camp has to bend to popular opinion. My humblest apologies, my lord, Luis, for this travesty, especially when you had graced me with the privilege of bearing the lovely Lady Juna. Glad to see Lady Juna's safe, at least. I could have crushed that churchman like a bug, and I would have if these insolent fools hadn't. I'm sure. Sorry, don't much care. It would seem you had to clean up my associate's mess. I'd like to express my gratitude, but if I might ask... Who are you? Non quanto c'ha la faccia cattivo. Sono un candidato. Siamo vostri sostenitori. Provate a indovinare. Provate a indovinare. Take a wild guess. Mouth like that's gonna get you killed. A bold one, are you? I didn't take you for a traveling troupe of jesters. He's just another no-name candidate. One would think you commoners, but for the lady knight at your side, and you have a gauntlet runner. Most curious. What made you decide to enter the competition? Looks like he's more interested than we anticipated. This might be our chance, so choose your words wisely. Ok, va bene, va bene. Mi sta chiedendo perché sono diventato un candidato. Come dovrei rispondere? Per ascendere al trono, per salvare il principe, per aiutare voi, Lord Luis. Non credo che la seconda sia una buona opzione. O è la prima o è la terza, logicamente. La terza però è troppo leccaculo, quindi direi la prima. Potrebbe vederci come nemici? I know you want to get this right, but this is no time to get lost in thought. Oh. Devo rispondere a forza il leccaculo? Che devo fare il leccaculo? I want to help you, Count Luis. Oh? You fight in my name, do you? Really now? So you thought you'd step in for a little self-promotion? We want to help anyone in need. That's what we believe in. Anyone. Most interesting. However, my immediate needs are met in terms of swordhands. Oh, come now. Don't they have a certain charisma to them? Why? I dare say I saw them use magic without igniters. Please, I know we can help you. We want nothing more than to see your vision realized, Lord Luis. You do know what that vision is built on, don't you? If you would claim yourself my ally, then prove your power before all the kingdom's eyes. You can't change the world without power, after all. If you can manage that, I'll consider your proposal. Okay. See you, loves. Don't think this changes anything. Come on, Hector! C'è un design assurdo comunque con... leopardato viola! It soars like a damn bird. Right then. That could have gone worse. We were lucky we managed to connect with Luis this early. No thanks to that Gladel. Even should we be accepted, he'll be no ally of ours. Well, at the very least, Luis knows our faces. All we have to do now is avoid screwing it up. He wants to see our power, does he? Then let's find Heisme, bring him to justice, and show the nation we're a force to be reckoned with. Okay. Ci sta. Buon piano. The chirping birds return to their nests, and the darkness claims its dominion. The gauntlet runner at last arrives at its repose. A place grown thick with trees. Are the sounds from between the trees just the leaves being caressed by the wind? Or are they the whispers of the beguiling beings of the dark? The party never has to find out, for they are safe within the gauntlet runner. Hanno fatto un dialogo per ogni sezione che viaggi, per caso? Non sarebbe troppo complesso, perché non credo siano infinite, però... comunque è strano. Oh, damn it, blast! Did you hear that? It's over! The end of the road!
So ends the life of the genius engineer. What say we go check on him? È paranoiato per quello che vola? Hey, Nurse, you okay? Oh, you too. Terribly sorry. It's nothing, really. A me non pare semi preoccupato. Is there something troubling you? Ah, well, I suppose you could say that. It's just the runner, you see? She's in top shape, but I wanted to make her peerless. An absolute beauty, you know, top of her class. Something that would make even old Luis's runner look like a ballet apple cart. I'd not be floundering so much if I just had a bit of spark. A spark? Yes, my girl. A spark of inspiration. A moment of epiphany, like when I saw the lost relic. Lost relic? Doesn't ring a bell. Ah, yes. Context. They say that long, long ago, there was a civilization so highly advanced it was beyond all modern understanding. Automation ruled the day. People lived surrounded by machinery with no need to work. Legend has it that they lived lives of convenience and comfort, but somehow that civilization just up and disappeared. God only knows what happened to them. Sounds kind of far-fetched already. Hear me out, would you? The point is, once in a stretch, you hear about someone unearthing relics from those days of yore. Absolutely inscrutable to the layman, don't you know? But those in the know would recognize such a prize at a single glance. Ok, due cose. Uno, il secolo buio di One Piece. C'è questo gioco qua, c'è ogni cosa fantasy di sacco di storie che ho letto. Ed è un ottimo mix per adesso, che sono tutte cose che mi piacciono. Ah, c'è tutta roba che mi piace in generale. Seconda cosa, ipotizzo che sia colpa della chiesa che adesso non c'è più questo regno con avanzato eccetera e tutto. Credo che sia dovuto a loro. Terza cosa mi è venuta anche in mente. Per caso quello che c'è scritto nel libro e di quello di cui si parla in quel libro lì non è un'utopia di un mondo immaginario, è la vera descrizione di quello che era il vecchio regno potenzialmente? Collegherebbe il tutto e darebbe un ruolo estremamente importante a Moore, tanto da mettere Moore addirittura bandino nel libro eccetera eccetera eccetera, e per questo viene raccontato come un racconto di immaginazione, un'utopia, perché poi in realtà non lo è, è vero, e vogliono censurarlo cercando di evitare che la gente lo sappia. E tu ne hai vista una? Have you ever seen one of these yourself? Oh yes, when I was but a young sproglet, there was this loony old inventor in my neighborhood, both quite brilliant and quite daffy, as they often are. That old fellow only showed me his find once, but even seeing it lit a fire in me, like being struck by lightning. After that, it was like a boiling pot, ideas, ideas, ideas rising to the surface, and my tinkering always came out marvelous, some proper court engineer-worthy genius. Something about it utterly captured my imagination. The lost relic, I mean. Wow. You could try getting him to show you again. If only I could. That old fellow went back to his own hometown. That single solitary glimpse of the past was all I had. The old goat. He told me he'd leave me the relic in his will. Okay. So where's this guy's hometown? Oh, some tiny hamlet somewhere on the outskirts of Martira. A village by the name of Fetta or some such. Forse dovrei fare un salto a Comero quando saremo a Martira. A Comero, un villaggio vicino a Martira, c'è un inventore che pare sia una vecchia conoscenza di Neuras. Dovrei fargli visita per scoprire di più sulla sua reliquia misteriosa. Incenso recupera 5, difficoltà 1. Ok. Quindi difficoltà 1 vuol dire che non si combatte, in poche parole. Abbiamo lasciato Neuras che aveva ricominciato a deprimersi per ritirarci presso i nostri posti in cui si va a Nanna, ok. Quindi subito il giorno dopo, ok. Quindi probabilmente quando faremo questa quest qua, lui diventerà nostro confidant come Brigitta, immagino. Dunque, stasera arriveremo a Martira. Bene, presto ci liberiamo di questo dannato sballottio.
Come sarebbe libereremo? Bada che la prendo come un'offesa. Fatti lo stesso viaggio in carrozza e vedi quanto ti ci metti ad arrivare. Mostra un po' di rispetto per il trasvettore. Scusa, glielo mostrerei volentieri, ma sono troppo occupato a trattenere il pranzo nello stomaco e a pregare che non capiti di nuovo un intoppo come quello di ieri. Una volta arrivati in città, ci incontreremo con Bardon, giusto? Sono sicura che il posto sarà interessante, ma non perdiamo di vista il nostro obiettivo. Ok. Oh, ok. Non da tempo di fare niente, devo forza raggiungere Martira, ok? In the old castle town, Martira, with her client Bardon awaits. The towering castle's stark walls stare down coldly upon its visitors. The only question now is whether or not this gambit was the right move. Giusto perché 3 notti e 4 giorni, quindi non devo dormire un'altra volta. Mi ha senso siamo arrivati adesso. Tis far more desolate a place than I'd heard. Not many people out. It's like everyone's afraid of something. Ach, you're here. I've been hoping you'd show up soon. I know it's been a while, but we pledged to help you. We'll not go back on our word. Glad to hear it. I'm sure Lady Joanna will also be pleased. Oh, your pardon. Lady Joanna rules this city. She's also a most holy sanctoress of the Sanctus Church. She lives there, in Criganti Castle. I take it the locals are hoping for His Eminence Forden to win the tournament. Aye, naturally. No sane and righteous man would want Luis on the throne. Speaking of, I heard there was a scuffle on the road between two candidates' gauntlet runners. The criers say Forden's ally suffered the worst of it. Quindi noi gli diciamo che siamo anche noi servitori di Luis tecnicamente, come il nostro obiettivo? Va bene. Ah, well, that's Luis's camp for you. I assume it was them, I mean. Some nasty characters at his heel, eh? Luis è un tiranno, le battaglie hanno sempre vittime, non sono affari miei. Non sono affari miei, non sono affari miei. It's really none of my business. Ah, ah. Best not to get distracted by this tattoo when you've got a mission to attend to. Admirably practical. Got quite a positive outlook, doesn't he? Are you sure we can trust these strangers? These bounty boarders are always in it just for the money. Looks like his officer is not on our side just yet. Didn't be rude, Morris. They've come a long way for our sakes. Now, I'm sure you must be knackered from the journey. Let me show you to an inn. You can try our local speciality, perhaps. Ah, you've a local delicacy. T'would be a welcome treat. You chaps go on. The old girl needs a bit of maintenance after carrying us so far. Can't that wait until you've eaten? Too much at stake, lad. Go on, don't worry, and I'll sort her out. Might well fix the bally waterworks while I'm at it. Come, everyone. This way. Okay. Ci porto subito a fare roba, bene? Is this some kind of smoked dish? Roasted larvae of the giant sandworm. It's Martira's culinary speciality. Cooked to a delicate finish, just enough to preserve all the natural juices and flavors of the innards. Oh, good. Larval innards. It's a unique texture, to be sure, but the taste is divine. Exquisite. You're completely serious, aren't you? Something the matter? Do try some of your own before it gets cold. Ha un bel aspetto. Ha un bel aspetto. Looks great. Come on, they're offering us fine hospitality. It is only right that we graciously savor it. Yes. Fa mangiare tutto quello di gallica. Cheering you on, and I'll see to the funeral plans. Oh, ma appena dato un morso sento già il sapore di qualcosa. Ma il gusto non è poi così male. Are you actually enjoying that? How was it? Sometimes the insides can twitch a bit, but it's harmless, I assure you. Would that I had time to try more of your dishes, but... to business.
Can you fill us in on the details of all these kidnappings? Aye. Our wee ones have been going missing for at least 6 months. All told, we're looking at 15 children now unaccounted for. And you think this Hizmay is your culprit? I'm told he's a disgraced knight with nowhere else to turn. We've no proof, but the pieces fit. Seems to me that with nothing else to lose, he's gone rogue. For a man who claimed a knight's honor to stoop to such horrors. 'Tis unacceptable. We must end this quickly, for our sake and his own. If I recall the brief, it'll be quite a feat to even get near this Hizmay. His hideout was in the midst of the Sandworm's territory, yes? Aye, well remembered. He certainly isn't gonna make this easy for us. So... Is Hizmay's hideout way out here? Looks pretty far from Martira. Tana del Verme delle Sabbie Gigante. Devo passare anche da Trasvettore Rivale e un altro zona foto pittoresca, ok? Now that you mention it, I have to wonder how we can even survive out there. We've been chasing any lead we have, but we can't figure it all out. We're in over our heads. Salviamo questa città insieme, ci penseremo noi. Preparate pure la ricompensa. Ci penseremo noi. We'll get this job done. We're awful grateful to have you. And don't worry, we'll pay you what you're due. After all, nobody else in the royal capital would give it a second glance. We help anyone in need. That's why we've come this far. Inspiring words, young man. Now, I hope you're not full yet. We've a whole spread of other dishes for you. Yippee! This is the pride of the town. A fine sweetmeat made from the juvenile sandworm's entrails. You'll find this tastes as sweet as any dessert. Together, I'm sure we can find a way to the stronghold without falling prey to those worms. Now, please, dig in. Perché usano i vermi in tutto? Tis altogether different from the roast. Why, tis succulent as a mellow fruit. Another marvel. You must have gotten used to eating anything you had to out in the wild, eh? I'll schedule a meeting with the Honorable Lady Joanna tomorrow. Please, rest your weary heads for today. If they aren't here, con a free meal out of us, that is. Now, let's go. Hulkenberg, incredibile personaggio. È da una vita che non dorme un letto spazioso. Esattamente. Domani mattina incontreremo quella lady, quindi assicurati di riposare, ok? Il viaggio è stato molto più lungo di quanto mi aspettassi. Pensavo che avremmo fatto due o tre cose veloci e avremmo raggiunto la città. Invece abbiamo fatto un sacco di eventi. Quindi per oggi è tutto, continueremo la prossima volta.